di presentare alla Coppa dei Conti, normalmente il sindaco non si presenta alla Coppa dei Conti, anche là c'è stato sicuramente il conflitto di interessi. Mi sono presentato alla Coppa dei Conti come sindaco, in quanto essendo avvocato ho utilizzato questa cosa per la mia città e spero che nessuno mi faccia il ricorso perché ho fatto l'avvocato per la città, ovviamente a titolo mio. Ecco, allora, quando sono stato alla Corte dei Conti, avevamo 7 capi di imputazione, sto dicendo una cosa che i tecnici mi perdoneranno, non sono imputazioni, 7 capi pesantissimi nei giorni precedenti, coloro i quali nei mesi precedenti avevano detto non c'è speranza, devono fallire, ci deve essere il dissesto, si mangerà i 140 milioni, come li spende questi 140 milioni, vi sta prendendo in giro, nei giorni precedenti pubblicavano sui giornali, chiamiamoli giornali, che devono per forza imbancare ogni giorno Raffaele Staccarelli, le invettive, voi sapete neanche rispondo io. Ecco, la mia abitudine è confrontarmi con chi mi critica, con chi mi dà soluzioni, con chi mi tallona, con chi mi mette in difficoltà ma mi dice cose concrete, non con chi mi giura e mi inventive. Sappiate, potete continuare, me ne prego assolutamente e lo posso dire anche oggi, me ne prego assolutamente. Ecco, detto questo, e io il 5 maggio del 2009, quando mi sono presentato alla Corte dei Conti con quel capo di imputazione, se ricordate, ecco, i fotogrammi che ricordo, ci sarà domani il dissesto, il sindaco sarà dichiarato decaduto, è stata chiesta la decadenza anche allora, perché non so perché non facevo il mio dovere, non mi ricordo per quale motivo. Noi a poco con la Corte dei Conti abbiamo ragionato, abbiamo fatto vedere che facevamo cose concrete. La Corte dei Conti, non dico che oggi ci dica un modello, poco ci vuole, perché non ci sono più tardi, tra virgolette, di imputazione, oggi ci sono osservazioni come si fanno in ogni occasione e noi diamo le risposte. Perché? Perché noi abbiamo iniziato un percorso assolutamente positivo, grazie ai no che abbiamo detto ogni giorno, grazie all'inversione di tendenza, grazie a quella capacità di lavoro e di determinazione che ci ha messo nelle condizioni di far sì. E faccio alcuni esempi, stasera non deve essere il recupero delle cose fatte, non mi interessa, lo sanno i cittadini e glielo faremo sapere quando sarà opportuno, glielo ricorderemo ancora. Il comune di Catania, quando mi sono insediato, aveva 4.800 dipendenti, la dotazione organica, noi ci siamo impegnati con la Corte dei Conti, siamo stati credibili, che abbiamo utilizzato tutte le risorse necessarie, tutte le norme necessarie per ridurre la dotazione organica e per arrivare oggi siamo a meno di 3.600, lo abbiamo fatto senza fare sacrifici a nessuno, anzi nei confronti del personale abbiamo attivato tutte quelle risorse che da 10 anni non si attivavano e il personale sa cosa mi riferisco. Noi abbiamo lavorato sulle partecipate che erano diventate uno scandalo a Catania, le partecipate. A parte che ne abbiamo già chiuse 4, le altre 5 nel 2010 per la prima volta hanno chiuso in attivo, nessuna assunzione, decremento del personale. Perché l'abbiamo fatto? Perché abbiamo messo in campo delle azioni positive, per cui oggi la pubblica servizi non è più il carrozzone dove si entrava, la pubblica servizi è diventata il braccio armato in senso positivo del comune per svolgere tutte quelle azioni di cui Catania ancora ha bisogno, altro se ne ha bisogno. Ecco, questa è la realtà. Noi abbiamo fatto a Catania una lotta all'evasione tributaria e fiscale che nessuno aveva fatto, anzi qualcuno che aveva tentato di incominciarla fu subissato da migliaia di ricorsi che dovette tenere tutto perché era tutto sbagliato. Abbiamo mandato nel 2010 96.000 per l'esattezza, 96.000 avvisi di accertamento, 400 ricorsi. La gente sta vedendo, sta incominciando a capire che se si rispettano le regole, siccome questa amministrazione è l'amministrazione della trasparenza, abbiamo pagato i creditori in ordine cronologico, non c'è un creditore del comune di Catania che possa dire che è stato superato, non li abbiamo chiamati, gli abbiamo mandato i soldi a casa, non li abbiamo contattati, oggi siamo diventati noi io, la istituzione comune di Catania più credibile e a memoria il comune deve fare tante cose, io non dico che ho risolto il problema. Ecco, questo è il modo, ecco, queste cose mi sono passate alla testa in questi giorni e ho pensato la lotta all'evasione, la lotta all'abusivismo, ma vi ricordate, la lotta all'abusivismo ci è stato contestato, Catania città in mano alla illegalità, oggi che è in mano alla legalità non lo appena.
sarei bugiardo con me stesso, sarei bugiardo con voi, ma abbiamo fatto pesare sul campo la forza delle istituzioni. Dobbiamo fare ancora molta strada sicuramente, ma è passato il messaggio, non ci posso essere da così. Come è passato il messaggio che gli abusivi, quando sono lavoratori e vogliono mettersi in regola, trovano nel comune grande spazio per mettersi in regola. L'esempio della pescheria penso che possa essere assolutamente significativo. Perché ripeto queste cose? Perché mi sono passate queste cose per la testa? Perché mi sono detto, ma allora non è vero che siamo nelle mani di nessuno. Signori, quando sento qualcuno che dice siamo nelle mani di nessuno, Catania è nelle Signore, Catania è nelle mani di un uomo, della sua squadra, della sua maggioranza, che tra tanti difetti, tra tante incertezze, tra tanti errori, tra tante tripolazioni, tra tante difficoltà, ogni giorno si impegna un uomo, ogni giorno si impegna per questa città, altro che nelle mani di nessuno. Nelle mani di nessuno si è una città quando si pensa soltanto ad apparire e non ad essere. Ecco perché queste cose che mi sono passate per la testa, quando io ci metto la faccia, perché io ci metto la faccia per questa cosa, perché io voglio vedere di avere il coraggio. 10 giorni fa, quando è successa quella cosa a Santa Maria Goretti, quando è successo quel disastro a Santa Maria Goretti, dove erano chiare le responsabilità, erano chiare le responsabilità. Quali sì? Sapendo che sarebbe stato contestato, sarebbe andato là come ho fatto io alle 9:30 di mattina, appena mi avevano detto cosa stava succedendo, mi sono preso tutti i problemi che erano legittimi da parte di gente disperata che la sera si era vista invadere la casa all'improvviso mentre dormiva durante la notte. Il sindaco ci è andato alle 9:30, era massacrato la politica, alle 10:30 era criticato, alle 11 è stato ascoltato con un certo rispetto, alle 12 abbiamo cominciato a lavorare assieme, ci ho messo la faccia, io non so se questi appassionano, io non so se questo vuol dire essere nelle mani di nessuno, no, io so che ci ho messo la faccia, oggi io posso parlare con quelli là, con gli abitanti, con coloro i quali gli altri per 30 anni non hanno parlato, perché ci ho messo la faccia, ho chiesto scusa, ma non a nome personale soltanto, a nome delle istituzioni che non avevano fatto il loro dovere, non soltanto in questi 3 anni, ma anche negli anni precedenti. Questa è la mia grande Catania. Non so se compassione con gli altri che non si vede, io mi sono calato nella parte del sindaco che deve fare gli interessi dei catanesi al di là degli appartenenti, al di là di tutti gli schieramenti, perché sono il sindaco di tutti i catanesi. Io certo avrei potuto dichiarare il dissesto, tranquillo, ma il dissesto davvero non avrebbe significato in Catania, l'abbiamo detto tante volte, migliaia di creditori, ditte, fornitori del comune di Catania sarebbero falliti, le partecipate di cui oggi si parla, le partecipate sarebbero fallite, migliaia di persone in piazza che sono sommate alle migliaia di persone che non prendevano lo stipendio da 6 mesi, da 1 anno, voleva dire una rivoluzione sociale a Catania. Io avrei detto, signore, io che c'è? Le colpe degli altri, certo, sarebbe stato facile, non l'ho fatto, mi sono assunto una responsabilità che mi è pesata. In quelle nottate, in quelle difficoltà, in quelle incomprensioni che ho trascorso nei giorni e settimane di mia presenza al Comune di Catania, spesso facendo un buon viso a cattivo gioco, sorridendo, mi sono assunto le responsabilità, potevo non assumermele, e siamo andati avanti. E voi pensate che chi si è assunto questa responsabilità poteva scegliere la strada più facile? Oggi avrete difficoltà a scegliere la strada che sembra quella più difficile, o non potete scegliere la strada che è quella, diciamo, più comoda. Ecco, pensando a queste cose e riflettendo su queste cose e parlando con i miei amici di partito e ascoltando le sollecitazioni dei miei amici di partito che hanno un riferimento chiaro, perché non lo devo dire, nel sindaco di Catania, che è un uomo del PDL che ha fatto anche un'altra cosa che non ha fatto nessuno, che è riuscito, per fortuna, per capacità, per rapporti personali, è riuscito in questa città, ed è un merito, secondo me è un merito, di tenere unita la coalizione che lo ha eletto. Signori, questo non è un demerito, se io riesco a tenere unita la coalizione che mi appoggia per governare questa città, per me è un merito, non è un demerito.
credo, e se questo lo faccio perché sono fortunato, perché sono bravo, ho portato rapporti personali, me ne prego anche ancora una volta, perché io lavoro per questa città, ho lavorato per questa città, abbiamo fatto queste cose per questa città. E non dico tutte le altre cose, potrei, ho un elenco immenso delle cose di cui potrei parlare, ma non vi voglio obbligare, perché voglio arrivare alla fine. Ecco, questa è la situazione di Catania che si è venuta a creare il 21 ottobre, ed è questo il trascorso di questa settimana che ho vissuto con difficoltà, ma perché non devo dire, non sono un supereroe, sono una persona che lavora, un uomo che lavora, altro che le mani di nessuno, un uomo che lavora, che ci mette la faccia, come vi ho detto, che dimostra ogni giorno di metterci la faccia, che ci crede alle cose che fa, che forse non le fa con quella eclatanza, non so se si può dire eclatanza, sicuramente non si può dire, ma lo dico così per prendere il concetto, che sarebbe necessario di far politica, ma io mi ho voluto dimostrare che questa città con le sue forze è capace di riprendersi, e siamo nella fase della difesa, tante cose si devono fare ancora, le parlerò brevemente, ma è nella fase della difesa. Allora, se nella fase della difesa questa città, io mi pongo il problema, mi sono posto il problema, poi mi è stato chiesto, pensate, non ci pensiamo, non voglio parlare delle comodità o delle scomodità di fare il senatore piuttosto che fare il sindaco, non mi interessa, perché ai cittadini questo non può interessare, e giustamente non deve interessare. Attenzione, non è che ci sono i politici di centrodestra che se sono politici e sono parlamentari hanno i benefici, e ci sono invece i moralisti, sono parlamentari anche loro. Siamo attenti, non è che ci sono quelli da questo lato, siamo tutti la cassa, dall'altro lato sono i puri, che hanno gli stessi privilegi, le stesse identità, gli stessi benefici, che hanno per il centrodestra, per il centrodestra sono, cosa sono? La cassa, gli altri sono invece tutti dei santi che, siccome lo fanno per il popolo, hanno le stesse cose ma per il popolo. Ci sono 21 dirigenti interni su 50 posti e 2 esterni, tra l'altro c'ero prima che ci fossi io e prima ancora che ci fosse Scappellino. E si fa la polemica su questo, ma facciamo la polemica sulle cose concrete, dove ci dobbiamo confrontare, dove dobbiamo fare le cose assieme, dove dobbiamo avere impostazioni diverse, ma quali sono i problemi? Non facciamo le polemiche soltanto per farsi un po' di propaganda e nient'altro. Avevo detto che non volevo fare polemiche e non le faccio, ecco, forse qualcuno da stasera dirà Stanganelli ci mette anche un po' di passione, forse è questo, però voglio dire, e concludo veramente, mi ero impegnato a parlare per qualche ora, forse ho parlato 55 minuti, mi dispiace, ma ho parlato a braccio, guardate, l'ho preso qualche appunto, però neanche lì, ho detto le cose e mi sono scorcate dal cuore, penso di essere stato chiaro, forse meglio quando parlo a braccio, dico le cose che mi vengono in quel momento. Io vi dico, la mia più grande soddisfazione, sapete quanto è stato facendo politica, quando fui eletto per la prima volta consigliere comunale nella città d'origine mia, un ragazzo laureato che faceva l'avvocato, che viene chiesto di fare il consiglio comunale, su Sabellina, che fu la più grande, la seconda che ho avuto politica, parlo di politica, fu quando divenne deputato regionale, nessuno ci credeva. Nello che nessuno che nel mio potesse diventare consigliere del deputato regionale, ridevano, nel mio partito, non diventerà mai, fui soddisfatto, devo confessare. Oggi ho la stessa soddisfazione di allora. Oggi io rinizio a fare il sindaco di Catania. Oggi rinizio a fare il sindaco di Catania. Perché io oggi senza pensare minimamente, ve lo assicuro e ve lo garantisco, ai miei interessi partiti, da noi tutti i colori, le pensioni, il movimento, le cose, neanche ci penso. Oggi so che mi sono liberato, non volendo, perché per me era utile a me era utile e alla città, ma c'è la norma, mi sono liberato dell'ultima occasione che hanno questi nanetti di fare polemica su di me. Oggi continuo e rinizio a fare quella battaglia per Catania, per cui i catanesi mi hanno votato, e io voglio che alla fine del mio mandato non sia né giornaletti
né i giornalisti, né gli indifferenti, né i meschinelli che dicono se sono nessuno o se sono, se fatate le mani di nessuno o se non sono compassione. Lo dovranno dire i catanesi. I catanesi diranno: Stancanelli ha fatto bene, lo vogliamo, Stancanelli ha fatto male, se le donne ha fatto altre cose. Ecco, dopo aver detto questo, vi ringrazio e ringrazio coloro i quali hanno ritenuto di dover manifestare in questi giorni. Se vi dicessi quanti messaggi ho ricevuto, non ci credereste, per coloro i quali mi hanno invitato a fare una scelta che avevo già fatto e l'ho fatta il 20 giugno del 2008. Grazie. Quando si dice la verità, chi non vuole dire la verità fugge. Stasera io sono rimasto male, sa perché? Non per le persone, ma perché quando il sindaco viene in aula dopo il travaglio di una settimana e dice le cose che pensa senza voler incidere su nessuno, penso che io sia stato assolutamente costruttivo anche nei confronti della, e l'opposizione non viene, cioè come unica possibilità hanno non venire, come se io avessi fatto un'offesa. Guardi, io ricordo, non ero consigliere comunale nel 2000, allora il sindaco dell'ora che si dimise perché se ne andò, nonostante fosse stato eletto per fare il sindaco, venne in consiglio comunale per dichiarare che si dimetteva, una scelta legittima. Nessuno di questi soloni della democrazia chiese di intervenire e pretese. Oggi che il sindaco viene per dire il motivo per cui rimane, salvo il dibattito che ci può essere sempre, la politica è fatta di dibattito, e non può parlare, viene accusato di stalinismo, ho sentito un nanetto che parla di stalinismo. Quando io in consiglio comunale, regolarmente in ogni consiglio comunale, nell'ora di interrogazione o di ispettiva, sono regolarmente attaccato, ingiuriato, pieno di invettive, non rispondo, perché non rispondo io rispondo e contrasto con chi ha la mia stima. Se lei mi vede contrastare una persona, vuol dire che lo stimo e quindi ho il dovere di contrastarlo. Ma se io non lo stimo, se lo disprezzo, per me non esiste. Ecco, ci sono questi nanetti che disprezzo, che fanno una sola attività, non vanno all'opposizione perché sarebbe doveroso che la facessero, quelle elette per dall'opposizione, quelle elette in maggioranza, prima di fare l'opposizione si dimettono e poi vanno all'opposizione, specialmente se i voti li hanno ottenuti da una certa parte politica. E hanno soltanto come, loro si alzano la mattina, cosa posso dire stamattina contro Raffaele Stancanelli, e allora inventano. Stamattina c'è stata la pioggia, ah c'è la pioggia, perché il sindaco non ha dato l'ombrello a tutti i catanesi e c'è tutta una cosa di discussione sull'ombrello che non ho aperto io. Oppure stamattina si alzano, si pettinano, cosa posso dire contro Stancanelli? C'ha due consulenti. Perché? Perché i consulenti che lavorano, non i consulenti quando erano 30 e nessuno parlava e ognuno aveva il suo consulente, siccome sono due consulenti che lavorano e risolvono i problemi e hanno fatto il piano del traffico, oppure ho ottenuto, cosa mai ha sostenuto a Catania, 50 milioni di euro per i bandi del POR, perché c'è un consulente con le palle che sa fare queste cose. Ecco, e allora si alzano la mattina per pensare perché c'è questo, e perché c'è quello, e perché è caduto l'albero, e perché poveretti, hanno questa, secondo me gli succederà qualcosa dal punto di vista psicologico, psichiatrico, cioè voglio dire, io ho avuto un sacco di messaggi, sono quelli che non mi vogliono, che mi vogliono dimesso da tutto. Ma sono sempre gli stessi, ho scoperto che sono sempre gli stessi, lo stesso giornale che vive con l'assillo mio. Sa perché c'è un giornale che vive soltanto, si alza la mattina, lo stesso giornalista, non so, che si alza soltanto per dire Stancanelli, cosa posso dire contro Stancanelli? Perché? Perché siccome ho fatto pulizia anche in un altro ente vicino al comune di Catania, qualche mese fa, anzi un anno fa, ho fatto pulizia, nel senso che ho fatto buttare fuori chi non poteva stare a quel ruolo, per vendicarsi, cosa fanno questi? Stancanelli, cosa fa Stancanelli? Stancanelli.